Mister, si torna in trasferta dove, guardavo dei dati, voi non perdete praticamente da una vita. Questo significa qualcosa? No, non so, che partita ti aspetti più in generale? No, ma aspetta una partita difficile, questa è la più difficile in questo momento. Perché Torino è una squadra forte, secondo me, è una squadra che può ambire a zone di classifica nobili, importanti, è una squadra di calciatori forti, è allenata da uno dei migliori allenatori, secondo me, nel panorama calcistico italiano, ed è un modo di giocare che ritengo ci solleciterà molto nella partita di domani. Quindi è una partita in questo momento difficile, una partita fastidiosa, dobbiamo disporre del migliore Empoli sul piano tecnico, sul piano fisico, sul piano della capacità di lettura della partita, dell'intensità mentale. Abbiamo una partita complicata. Il fatto che loro l'affrontino in una situazione psicologica molto particolare, perché si parla addirittura di una forte contestazione già pronta qualora non dovesse arrivare una vittoria, quindi anche il pareggio potrebbe essere vissuto come un risultato negativo, ecco, per noi potrebbe essere una chiave di lettura, diciamo, a mo' di vantaggio, o lo reputi questo un aspetto che incrementa invece il coefficiente di difficoltà? Le pressioni molto probabilmente dipendono dal fatto che la squadra è forte e ha qualche punto in meno, ma qualche, perché poi hanno sempre una partita da recuperare. Quindi le aspettative sono alte, ma io ritengo che siano giustificate, perché Torino a mio avviso è una squadra competitiva. Non lo so, non giochiamo contro una squadra di pulcini bagnati, nel senso che possono subire, se non è una squadra forte, quindi non so se le pressioni, noi dovremmo essere bravi, noi siamo chiamati a fare, ritengo forse in questo momento a tirar fuori la miglior prestazione collettiva, individuale, perché la partita è complicata. Guardando le ultime prove del Toro, io perlomeno quello che ho visto io, lamenta in palese un po' di difficoltà dietro, quasi a livello di attenzione, andandoli a pressare si potrebbe fare molto male. È un discorso più tattico questo qui, ma il Toro è una squadra che palleggia molto bene dietro, forse la più brava in Italia a far questo, forse con l'allenatore che meglio sa come si palleggia dietro, e se non lo fai bene hai grandi dispendio di energie e rischi di bruciarti. Col Toro la partita è delicata da questo punto di vista, quindi senza entrare in quelli che sono discorsi di natura tattica, ci riteniamo per noi, però la chiave è quella lì, la chiave della partita domani sarà quella lì. Viste le due partite ravvicinate in pochi giorni, sta pensando magari di fare qualche cambiamento, viene a pensare a Croce? No, ancora non ho deciso, ma sicuramente giocheremo in 14. Non cambio tanto per cambiare, cambio se ritengo che qualcuno sia più affaticato rispetto ad un altro, ma non cambio tanto per cambiare. Non è la terza partita in una settimana, è la seconda in 4 giorni, quindi non c'è da fare questo tipo di valutazione, se non nell'ambito di natura tecnico-tattica, in riferimento a come io penso possa svolgersi la partita. Dopo l'Inter, no, a caldo, tutti abbiamo visto come è andata, insomma, l'analisi è stata un po' tutta da parte di tutti la stessa. Rivedendo la partita, ripensando alla partita, l'Empoli ha fatto tutto nel modo giusto, ci sono delle cose magari hai visto dopo la sosta che non ti sono piaciute e che vuoi vedere meglio, oppure no? Ma no, tutto nel modo giusto, la perfezione è il primo limite, secondo me, no? Se andiamo alla ricerca della perfezione, perché non esiste la perfezione. Sì, abbiamo fatto cose buone, abbiamo fatto cose meno buone, abbiamo sbagliato qualcosa nell'occasione del gol, sul piano collettivo e quindi della lettura. Forse non siamo stati molto intensi nelle situazioni di pressing, e mi riferisco alla continuità
dello sporcare nei 90 minuti, però considerando la prima dopo 20 giorni, ecco perché il mio giudizio era positivo. Ma è chiaro che noi in quanto a continuità abbiamo fatto meglio, ma io ritengo che riprendendo il filo e il cammino si debba ritornare a un certo tipo di standard. Lo spazio temporale, mister, è stato veramente poco, perché si è giocato mercoledì. Tu dopo la gara con l'Inter hai detto voglio che si esca molto arrabbiati da questa sconfitta. In questi due giorni hai visto la squadra arrabbiata positivamente, chiaramente come tu volevi, per andare ad approcciare al meglio a mano. No, l'arrabbiato è in riferimento all'uscire dalla partita insoddisfatti per un risultato negativo. L'arrabbiato dobbiamo esserlo domani. Arrabbiato significa andare a prendere dentro la partita dei contenuti seri, quindi con grande motivazione, grande attenzione, grande voglia di far risultato. L'arrabbiato inteso in questo. L'arrabbiato durante gli allenamenti è per me sinonimo di concentrazione, cioè di attenzione. E abbiamo scandito questi 3-4 giorni, ragazzi. Da quel punto di vista non hanno mai fatto mancare né attenzione né concentrazione. Ho fatto una domanda prima, mister, perché non ho risposto. Chiedete anche, mister, visto che appunto che poi sembra, no, ti dice cosa che non è piaciuto con l'Inter, con la prestazione, si sembra quasi, insomma, siamo l'Empoli, abbiamo dominato sulla pista. Però ecco, normalmente hai detto noi dobbiamo avere rispetto della classifica che abbiamo, essere ambiziosi, quindi vista. Cosa ti aspetti domani, dalla partita di domani? Perché insomma, essere ambiziosi rispetto alla classifica vuol dire anche pensare di andare a Torino a fare la voce grossa, nonostante comunque siamo lì. No, mi aspetto che la squadra giochi. Ambiziosi significa rispettare la classifica, significa andare a giocare le partite nel modo giusto. E io ho definito la partita contro l'Inter una partita seria, perché la squadra, a mio avviso, l'ha giocata bene, nella maniera giusta. Poi il risultato ci ha penalizzato, ma Torino rientra in questo ambito. Andare a giocare a Torino è una partita seria. Seria significa giusta, significa impegnata, significa di valore. Quale sarà il risultato? Non lo so, ma non mi interessa. Cioè, la squadra deve fare una partita seria, deve giocare in maniera seria. La prestazione, chiaro, sì. Questo è il rispetto che noi dobbiamo alla classifica, a noi stessi, ai nostri tifosi, non a dare un significato alle nostre partite, ecco questo. Senti, Levan come sta? Ha ricominciato un po' ad allenarsi? Levan è ingiudicabile adesso, perché lavori differenziati, qualcosa dentro, qualcosa fuori. Dobbiamo aspettare per quanto mi riguarda devo aspettare che lui rientri in pianta stabile in prima squadra e poi vederlo allenare e magari trarne un giudizio. Ad oggi siamo lontani da questo. E domani si chiude di fatto il girone d'andata, giochiamoci, vediamo come va, però credo che il bilancio possa essere tutto sommato più che positivo. Sì, me l'ho già detto, parzialmente un risultato molto positivo che ci mette nella condizione di responsabilità, anche se vogliamo, no? È lì che dovremmo essere bravi a sostenerla, quella responsabilità. Lascia il tempo dentro la parola del miglior Empoli di sempre, Mori alla mano, mai ha girato così alto in Serie A, nemmeno l'anno in cui ha trovato la qualificazione. Penso che sia una soddisfazione, questo anche se è vero, il risultato è parziale, lo dici sempre, però ci possa essere figlia del lavoro, cosa figlia del lavoro? Sono contento, ma non mi sposta, nel senso, non è che mi fa perdere di vista, perché capisco e so che è un risultato parziale e quindi lo giudicheremo alla fine, perché poi è un campionato difficile, insidie sono tante, puoi incappare, non sai mai cosa può succederti, la condizione generale della squadra e le partite da giocare, quindi non pensiamo a scandirle di volta in volta, senza star lì a guardarci, a specchiarci, no? Perché non ha significato. Dobbiamo essere concreti nel giudizio e guardare, lavorare step step.
27 punti sono tanti, no? Specialmente a questo punto del campionato, si dice insomma la distanza dalla zona di recessione. Uno potrebbe anche pensare che ci sia un po' il rischio magari anche di un rilassamento in croce, però vedendo la partita con l'Inter, diciamo l'impressione che abbiamo avuto noi da fuori è che questa squadra abbia una grande maturità, no? Anche da questo punto di vista, che sia proprio, cioè che non ci sia questo rischio. È un'impressione giusta, la vedi anche. Noi dobbiamo essere bravi a non far retorica, secondo me. Cioè, perché se la squadra non vince per perdere 2-3 partite, rischiamo di dire queste robe qua, è che non è, cioè, il senno di poi è un senno sbagliato. Noi dobbiamo giudicare le partite di volta in volta, senza star lì a pensare che se non dovessimo fare risultato allora ci può essere un appagamento. Sono luoghi comuni, frasi fatte che non ci devono nemmeno sfiorare. La squadra deve giocare la partita bene, l'ha fatta con l'Inter, il risultato è stato quello che è stato, punto. Adesso c'è il Torino e bisogna giocare al 100% contro il Torino, senza stare a pensare che il morto vuole la sua scusa o una giustificazione, come dire, non so se dobbiamo trovare sempre un alibi o no. Bisogna giocare la partita, la prestazione, e non lasciarci condizionare da non ci interessa, proprio deve essere lontano dal nostro modo di pensare, giocare bene la partita e poi vediamo cosa riusciamo a tirar fuori da questa qui.